La piazza è molto ampia e di forma regolare, per questo motivo già dal Rinascimento era il luogo ideale per le gare popolari, come il calcio storico fiorentino, che ancora oggi si gioca qui. Qui si svolse anche la celebre partita del 17 febbraio 1530, durante l'assedio della città. Pur stremati dalla scarsità del cibo, i fiorentini decisero però di non rinunciare ai festeggiamenti del carnevale, e addirittura, in segno di sfida verso gli assedianti, vollero organizzare una partita di calcio in questa piazza, che per la sua posizione era ben visibile dalle truppe nemiche, accampate sulle colline circostanti.